Prosegue il processo in corte d'assise a carico di Mustafa Al-Ashri, l'egiziano 43enne accusato di aver ucciso la moglie con 29 fendenti il 13 novembre 2022. Oggi in aula al Tribunale di Pesaro, ascoltati altri testi, presente la madre della giovane ragazza ucraina che ha raccontato dei litigi tra i due coniugi, di alcuni maltrattamenti e della volontà della figlia di interrompere il matrimonio con Mustafa Al-Ashri. È sempre una testimonianza delicata perché è la persona che più di tutte oggi soffre logicamente ciò che è accaduto, è la madre, e quindi va nutrito il massimo rispetto nei confronti della sua figura, del suo rapporto con la persona offesa, però è anche giusto che il suo contributo venisse in un certo modo cristallizzato attraverso il vaglio dibattimentale. Ciò che è emerso è che comunque questa paventata, diciamo, acredine e violenza dell'imputato nei confronti della figlia in realtà non corrisponde, diciamo, a dati fattivi oggettivi. In 3 mesi di convivenza la madre ci ha raccontato di alcuni episodi screzzi che ci sono stati tra i due, ma che rientrano, diciamo, nella normalità di un rapporto di coppia, soprattutto quando quel rapporto di coppia non è mai terminato. Ha confermato tutte le circostanze che sono comunque state importanti al fine di definire tutto quello che era il rapporto ante Italia, quindi nella fase precedente all'arrivo in Italia e poi all'omicidio. La conflittualità e la complessità del rapporto, dei comportamenti dell'imputato, insomma. Durante l'udienza ha ascoltato anche Mustafa Al-Ashri, l'uomo ha raccontato di essersi difeso dall'aggressione della moglie. La stessa persona dal momento in cui è stato arrestato. Le ferite sulla mano depongono rispetto a quella versione dei fatti. Una vicenda ormai delineata in tutti gli aspetti, resta solo da chiarire, dice l'avvocato Giordano, quanto accaduto nell'appartamento a Fano il 13 novembre del 2022. Diciamo la vicenda, diciamo, di per sé è questa, ormai si è delineata in tutti i suoi aspetti, quello che riguarda è semplicemente il momento dell'incontro tra i due soggetti. Quello che è capitato tra Anastasia e l'imputato nel momento in cui si sono incontrati in quel salone. Cioè, il contorno oramai è chiaro, un rapporto che oramai era terminato, c'erano delle discussioni che io ritengo che non rientrino nella fattispecie molto grave dei maltrattamenti in famiglia, ma delle semplici discussioni tra due persone che oramai avevano terminato ogni vincolo di natura sentimentale e affettiva. E quello che dovrà essere chiarito, ma credo che in parte è stato già chiarito, è quello che è accaduto in quella stanza.